Amici del Museo dello Sport, armati dei microfoni, siamo in Piazza Europa, una serata per la città importantissima, siamo alle soglie del Natale, abbiamo visto i ragazzi che con questa grande pista che è stata allestita, abbiamo visto i ragazzi, c'è un divertimento che viaggia tutto il giorno, siamo sul far della sera, c'è una grande occasione, questa sera si dovrà accendere la stella di Natale che è stato. E fra un po' la vedremo accendersi. Tanto cominciamo a fare gli auguri a tutti quanti di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da parte del Museo dello Sport, perché ci seguite attentamente in tutte le cose che facciamo e effettivamente siamo più che soddisfatti anche per gli ascolti. E per quanto riguarda poi le documentazioni che riusciamo a mettere, che hanno un'importanza e una certa valenza. Ed eccoci qua, siamo insieme al nostro grande amico. Allora Marco, auguroni. Auguroni. Tanto così perché ci incontriamo e... Le tue vicissitudini si sono architettate in vari settori, ti sei buttato anche alla grande stalla. Il vintage, no? Delle cose, lo sbarazzo. Sì. Ecco lo sbaracco. Scappi, no? Non uscire dalla cosa che sei sotto pressione. Vintage, tanto anche per te grande lavoro, una bella attività, una bella idea che ha una buona penetrazione. Una delle tante idee che si possono fare in questa città, quando te le fanno fare, mica sempre. Vabbè, insomma, momentaneamente ci stai riuscendo, sì, hai avuto già buone prerogative. Speriamo che continui ad avere anche grande successo, insomma, visto e considerato che c'è tanta partecipazione. Gente ne arriva, gente ne ce n'è tanta, 7-8 mila presenze ogni volta, 150 espositori, quindi... Detta così, c'è il commercio, lo scambio delle cose. Lo svuota cantine, è nata come l'idea dello svuota cantine. 99,9% sono tutti privati che proprio portano via le cose da casa e tentano di darle via, scambiarle, ci sono molti più scambi che vendite perché il senso è proprio questo. Quindi sì, dai, siamo soddisfatti. E nella cantina c'è lo Spezia? La cantina, lo Spezia è messo bene oggi, dopo la vittoria di oggi a Vercelli è più vicina ai playoff che lontana dai playout. Quindi diciamo lo scambiamo, lo possiamo scambiare oppure ce lo dobbiamo tenere e pompare ancora per questi aquilotti? Ma sì, ma lo Spezia è una fede, come si fa a molare lo Spezia? No, io devo dire che poi abbiamo anche un'altra squadra dello Spezia importante, che è lo Spezia femminile, dove ce ne stiamo occupando in prima persona, che sta facendo molto bene in Coppa Liguria, ha ambizioni importanti e quindi speriamo che anche le ragazze facciano parlare bene come fa parlare bene lo Spezia maschile. Quindi insomma ci siamo. Grazie, ciao, auguroni, gli auguri di voi fare. Auguri a tutta la città. Auguri a tutti. Gli aspetti? Aspetti? Dove li aspetti? Domani. Vai in onda questa? La domenica lo sbaratto. Ah, la domenica lo sbaratto. Auguri a tutta la città. Auguri, grazie da parte di Marco Zanotti che è stato un nostro amico, era a Video Spezia, abbiamo lavorato insieme, abbiamo parteggiato per la città mettendola sempre in primo piano, portando i problemi che si manifestavano. E ora abbiamo già, ecco qua, i primi. Grazie al maestro che ha concluso in questo momento.
benissimo concluso anche questo pezzo. Ringraziamo il nostro maestro che veramente ci ha soddisfatto e ci ha allietato ancora prima dell'evento. Grazie. Siamo pronti, è arrivato il sindaco, è arrivato il prefetto, sono arrivati tutti, le maestranze sono pronte, sta salendo il sindaco sulla pedana, ora c'è, ci deve essere la presentazione di quello che... Buonasera! Siamo riuniti questa sera per anticipare un evento, la nascita di Gesù Bambino. Forse non eravamo tanto abituati, ma bisogna riprendere queste abitudini. E allora, grazie alla generosità, all'apertura di questa amministrazione guidata dal nostro sindaco Peracchini, ci ha aperto le braccia, ha accettato con entusiasmo questo evento, che è l'accensione della stella di Natale quale segnale di guida per andare verso chi speriamo ci dia una mano. A questo punto leggiamo la lettera a Gesù Bambino, che è brevissima ma importante. Caro Gesù Bambino, come ben vedi da lassù siamo in difficoltà, abbiamo dei momenti difficili, dobbiamo superare delle prove. Siamo soli, ci sembra che tu non ci segua più. E allora abbiamo pensato di chiederti un dono. Ma perché non ci mandi qualcuno dal cielo a guidarci, a darci qualche consiglio? Per favore, manda una delegazione. Grazie. Sta giungendo il nostro vessillo, il vessillo della Fondazione Villaggio Famiglia, conquistato in Europa nel 1993. A noi fu affidata la presidenza dell'anno europeo dell'anziano. Per nostra volontà e nostro sforzo aggiungemmo all'anno europeo dell'anziano e della solidarietà fra le generazioni. Infatti stanno giungendo le varie età della vita per consegnare al nostro sindaco 40 anni della nostra storia. Singolare manifestazione, questa, la presentazione della grande organizzazione. Il vessillo è condotto dai ragazzi della Pallavolo Don Bosco, guidati dai nonni Giancarlo e Maria Pia Guani. Poi un bel cartello, giovani e anziani meglio insieme. Cartello della fondazione. Altra. E ora c'è. Hanno raccolto la bandiera. Signor Sindaco,
è con vera emozione che le dono a nome di tutti noi il nostro vessillo, la bandiera della solidarietà fra le generazioni, con una speranza, una grande speranza, ma conoscendo la sua sensibilità so che non verrà meno. Signor Sindaco, a lei 40 anni del nostro lavoro. La consegna della bandiera del Villaggio Famiglia, un buon proposito da parte del Sindaco che accetta di lo scambio di questo. Cosa sta succedendo? Il circo! Il circo burattinando! Ah, giusto! Ma in questa piazza, quando eravamo ragazzi noi, Piazza Italia allora, veniva il circo! Avanti! Del tempo per ricordare il circo presente qui sulla piazza. Oh, oh. Della Pro Italia. La più vecchia società sportiva spezzina.
lo Spezia. Uno spettacolo vero e proprio vediamo questa sera alla presentazione sotto il comune. Cosa sta succedendo? Bella rappresentazione. Ma cosa vedo? Possibile. Ma questa è Moira Orfei dal cielo, con Angioletto Mattia. Ora Moira accompagna l'Angioletto per l'accensione della stella. Ancora una volta sono i vigili del fuoco a dare aiuto alle nostre necessità. Sanno dare la vita, ma sanno anche dare la gioia. Alza la scala dei vigili con l'Angioletto che andrà a una sessione particolare. Abbiamo reso si è accesa la stella di Natale sotto il comune della Spezia, una singolare manifestazione però importante per i valori del Natale per quanto riguarda la nostra comunità, una comunità che francamente dal Morin ha raccontato delle verità. In questa piazza veniva al circo, era veramente un altro periodo, un'altra era. Oggi siamo tutti tecnologici, non è più di moda anche questa sua
l'angioletto con Moira Orfei che è risceso dalla scala. Lo ringraziamo per aver dato la luce della speranza a questa città, alla nostra città. Abbiamo così una conclusione. Grazie, grazie a tutti e buonasera a tutti, cari amici di La Spezia. Sono contentissima dell'accoglienza che avete riservato a me, al piccolo angioletto Mattia e a tutto il circo burattinando. Volano le unghie. Vi starete chiedendo perché sono qui. Sono qui come risposta della letterina che avete scritto a Gesù Bambino. La stella della solidarietà che è appena stata accesa è la più splendente di tutte, perché a farla brillare così è il significato della festa della quale è protagonista e ci insegna che dobbiamo stare sempre tutti uniti più che mai. Grazie Mattia per aver acceso la stella della solidarietà. E come si fa? Come possiamo fare? Dobbiamo cercare di unirsi tutti quanti in un grande, fortissimo abbraccio tra le generazioni di ieri e quelle di oggi, affinché le potenzialità e le qualità di tutti vengano riconosciute. Bravi, bravi. Dobbiamo farlo perché da questa città è nato e da questa città potrà andare lontano, ovunque. Ho tantissimi ricordi io legati a questa città che adoro particolarmente, la ridente cittadina di La Spezia, perché qui in questa piazza tanti anni fa veniva montato il mio tendone di stelle, accese le luci della pista dei sogni e tutti i miei artisti con gli animali esotici vi facevano divertire e ridere tantissimo. Qualcuno di voi lo ricorderà ancora, che questa piazza a un tempo si chiamava Piazza Italia. Vero Racchiona? Vero Natalon? Un applauso ai miei amicissimi spesini che quando erano bambini sono venuti a vedere tutti i miei spettacoli e sono stati creati dalla fantasia di nonna Rosanna, la fondatrice della compagnia Burattinando. Oh, veniamo adesso, caro Mattia, a dire che tanti bambini sono entrati nel mio circo con lo zucchero filato e i palloncini, tante generazioni sono cresciute con i miei spettacoli e tante famiglie, a tante, tantissime famiglie ho tenuto compagnia durante le domeniche pomeriggio e quanti nonni ho fatto innamorare con i miei film da protagonista con Totò, con Pietro Germi, con tutti quanti. E quindi io sono qui come testimonianza, perché sono il filo conduttore di tutte le generazioni e spero e penso che grandi e piccini possano percorrere una lunga strada tutti insieme per mano e aiutarsi sempre l'un l'altro. Mm.
fatelo, fatelo. Assolutamente, assolutamente. Devo far fare gli auguri a delle persone importanti. Voglio invitare qui vicino a me il prefetto Antonio Lucio. Prego, venga, venga, venga. Io le devo fare prima una domanda, un'intervista. Le devo chiedere, io so che lei per il suo lavoro ha girato tantissime città d'Italia, però oggi è stato adottato dalla Spezia, ma le origini la riconducono a Catania. Bravo. Che cosa di Catania ha ritrovato qui alla Spezia, dei ricordi d'infanzia? È impegnativo. Sicuramente il mare. Il mare e il calore, magari stasera un po' meno, ma il calore. Guarda, io oggi ho partecipato a diverse iniziative. Stamattina con il sindaco ha accolto i nuovi cittadini italiani. Qualche minuto fa ero a Follo per i neo-diciottenni, quindi nuovi cittadini o perlomeno nuovi protagonisti attivi della comunità. Poco fa ero alla stazione per la fiaccola della luce e della pace. Tu parlavi di filo conduttore. Il filo conduttore penso di poterlo trovare in queste manifestazioni, in questi eventi, in una sola parola: comunità. Allora, siccome è una serata di festa e di allegria, vi vorrei invitare al gioco degli opposti. È un gioco un po' impegnativo, magari per i piccolini è un po' complicato, ma il gioco degli opposti. Noi siamo sempre di fronte, ogni giorno, ogni momento della nostra vita, a fare delle scelte. Allora, in un gioco molto semplice, cosa preferiamo? La comunità o l'isolamento? Cosa preferiamo, la solidarietà oppure il rigetto dell'altro? Preferiamo il rispetto e anche l'amore nei confronti del nostro prossimo oppure preferiamo vivere da eremiti o da respingere gli altri? Allora, questo è il mio, è un augurio di festività e anche un augurio che in un pezzettino della giornata ogni tanto facciamo questo esercizio e cerchiamo di capire da che parte stiamo. Io sono convinto che stiamo tutti dalla parte della solidarietà, siamo tutti dalla parte della unità e della volontà di crescere tutti insieme. E questo è un augurio non solo a questo punto per Natale e per Capodanno, ma è un augurio per tutti voi per tutto l'anno prossimo. Grazie. Grazie a lei, signor prefetto, grazie. Il primo cittadino qui a fianco a me, Pierluigi Peracchini. Io subito ho una domanda da fare. Ma come stanno Matilde e Bachi? Molto bene. Molto bene, molto bene. Ah, senta, lei durante le feste che cosa ha da fare? Perché potrebbe venire con Matilde e fare nel circo un bellissimo numero equestre con tutti i pony, cosa ne pensa? Potrebbe essere un'idea, ma Matilde è un animo libero e non si fa... E non si fa domare. No, lei invece che augurio vuole fare sotto la luce della stella della solidarietà a tutti i cittadini? Ma l'augurio è un augurio di non solo buone feste, ma di una buona vita sotto una stella che penso che sia per ognuno di noi un punto di riferimento di serenità e felicità. Quindi io vi ringrazio per tutto quello che avete fatto, per il modo originale nel quale quest'anno abbiamo per la prima volta ospitato il villaggio della famiglia, il patto tra le generazioni, un segnale un po' diverso tra tutte le generazioni. Ringrazio il mio assessore Medusei che ha favorito questa cosa, il mio capo del gabinetto Alberto che l'ha organizzata assieme a Bruno, al quale va un abbraccio, Bruno Dalmorino, un abbraccio particolare. Grazie davvero e auguri di buon Natale e buon anno a voi. Grazie. Grazie. Grazie mille. Caro Bruno, mi devi perdonare, ma voglio aggiungere una cosa, se mi permetti. Vorrei infine cogliere questo momento per fare un augurio, una preghiera, chiamiamola come vogliamo,
che questa città, la città di La Spezia, prima o poi venga identificata come la città dell'unione di tutte quante le generazioni, della solidarietà tra le generazioni. Al sindaco. A tutti voi, a tutti voi, a tutti voi. Io, carissimi, adesso vi devo salutare perché so da andare a prendere le colombe che mi sono volate tutte via, ce l'ho tutte su sulle nuvole, le devo andare a riprendere, devo tornare da dove sono venuta. Ma di tutto cuore voglio farvi tanti cari auguri di un sereno e santo Natale e che il significato di questo periodo possa continuare sempre a scaldare i cuori di tutti voi. Viva il circo, viva il circo, viva Moira, viva i burattini! Siamo sotto Natale, venga, venga qui a fianco a me, siamo sotto Natale ed è periodo di regali e quindi io ho l'onore in questo momento di fare un regalo molto speciale alla banda ufficiale nazionale dell'Associazione Famiglie dei Caduti e Dispersi di Guerra, Filarmonica Giacomo Puccini. Questo è per voi, per voi, per aver tenuto compagnia a tutti quanti in momenti festosi di condivisione e possiate continuare a farlo sempre. Grazie. Grazie a voi, grazie, grazie. Signora Moira, ci ha commossi tutti veramente, veramente. Ma vorremmo chiudere questa bellissima serata facendo alcuni ringraziamenti, tutti non si possono fare, in particolare a due grandi istituzioni, la Marina Militare e l'Arma dei Carabinieri. La Marina Militare ci ha mandato la banda sempre puntuale, ogni qualvolta l'abbiamo chiesta. Grazie ammiraglio, grazie maestro Ventre, grazie a tutti voi professori. È vivo ancora in noi il ricordo della giornata della solidarietà fra le generazioni, fatto in Arsenale, dove sul ponte girevole si sono incontrati giovani e anziani. È ancora vivissimo in noi la giornata delle solidarietà fra le generazioni, fatto nella caserma dell'Arma dei Carabinieri, Salvo d'Acquisto. Comandante, è stato un momento grande, ancora ora se ne parla. Siamo stati onorati, grazie, come si dice, di esistere. A tutti voi, in egual misura, scusate se forse ci dimentichiamo qualcuno, un grazie caro, ma andiamo avanti così. Circondiamo le nostre istituzioni, amiamole, vogliamogli bene. Quando c'è una cassa piena di mele, il nostro occhio cade solo su quella col vermicello, ma tutte le altre sane non le guardiamo? Ebbene, amiamo di più le istituzioni, stiamo lì al fianco e forse i nostri giovani lì scopriranno le loro vocazioni e potrebbe aprirsi anche la strada per la professione. Grazie ancora, buon Natale a tutti. Siamo arrivati ai saluti finali con Dalmorin. Il punto principale è questa stella che sta brillando sul comune, una stella che sarà di speranza. Spero che porti tanta buona luce a tutti, da parte nostra come Museo dello Sport e nel solito tempo di come è stata presentata, per la solidarietà e per la vita. Il prefetto e la banda della Marina con la ritirata. Il prefetto è ritirato, è un messaggio. E ora con la ritirata chiudiamo. Il maestro Ventre ci sta
la ritirata, perciò vuol dire andiamo a casa con questa bella notizia, con questo bel evento e con questa bella musica che ci viene offerta. Un ringraziamento particolare alla banda della Marina che ci accompagna sempre e sempre al nostro fianco, così come va ben stato detto. Con Dal Molin Bruno, perché tocca a lui questa sera, prendere il via, e anzi ci ha dato il via a tutti quanti con questa stella di speranza, una stella che penso che a tutti gli spesini faccia piacere, perché in questi tempi di crisi può essere veramente un momento dove tutti ci si può attaccare per vedere un anno migliore. Bisogna recuperare i valori. Dobbiamo recuperare i valori, stringerci uno all'altro e, se necessario, poggiare anche la testa sulla spalla quando si soffre, e viceversa uno per l'altro. Riscoprire i valori, insegnare ai nostri figli, ascoltarli di più. Questo è il messaggio della stella della solidarietà fra le generazioni. E noi anziani abbiamo il dovere e l'obbligo di trasferire la nostra esperienza ai giovani. Una solidarietà che però va distribuita e nel solito tempo socializzata anche con i più sofferenti. Certamente, soprattutto. È vero. Da quant'è che questa manifestazione già ci dà grande aiuto, perché ci riporta un attimo indietro, ma ci ha fatto scoprire la cosa più importante, la semplicità. È vero, la semplicità, che se unita all'umiltà può fare grandi cose. Il suo sogno nel cassetto l'ha soddisfatto o c'è ancora qualcosa in più? Ah, il nostro cassetto è pieno di idee, le tireremo presto fuori, grazie di tutto, grazie. Grazie a Dal Molin, grazie a Bruno, e ora qui c'è tutto il circo di Dal Molin che si sta avvicinando e sta dando un contributo non indifferente, perché l'ha già dato nella presentazione, nell'esposizione, nei numeri che hanno fatto, e anche a loro tocca un attimo di gloria, perché questa è una gloria nella quale danno a tutti quanti una bella gioventù. Già il circo Burattinando, un circo Burattinando che ci saluta e ci ha accompagnato fino adesso. Grazie a tutti quanti ragazzi, giovani e anziani meglio insieme. Questo è il motto che da questa sera parte dalla Spezia, e un augurio anche a loro che possa veramente essere recepito da tutti. Grazie a tutti ragazzi. Grazie ragazzi, il circo di Buda Burattinando se ne va, una cosa simpatica, carina, ce l'hanno offerta questa sera e speriamo che la loro allegria ci accompagni sempre, perché ne abbiamo veramente bisogno, di essere più gioiosi e più spiritosi, la vita si conquista nel miglior modo e si conquista sempre.